conferenze, allestimenti, ricerca, progetti, proposte che fa in collaborazione con le massime università e con tutte le associazioni. E questo nell'arco dell'anno. Però a un certo punto cominciano gli incontri di archeologia ad ottobre. E questo, in questa maniera è come mettere un punto, cominciare tutta la nuova attività. E oggi noi cominciamo. E cominciamo con una parola, gladiatori. Perché come dico sempre, gladiatori non è soltanto una mostra, non è stata e non sarà soltanto una mostra, ma è un vero e proprio evento, evento per la città, ma non solo, perché tutti coloro che la visitano rimangono davvero entusiasti. E questo evento è fatto di una mostra allestita benissimo, con grandi, tantissimi reperti, molto fruibile, con la grande mostra collaterale, con tante mostre collaterali, ma anche con come dire, l'idea geniale della mostra di Gladiatomania, perché è una mostra che è stata apprezzatissima da tutti, non solo dai bambini ai quali grosso modo era, come dire, indirizzata, ma una mostra ampiamente divulgativa e didattica, che sta avendo davvero un grande successo. E nell'ambito di tutti questi eventi poi c'erano dei film, una rassegna di conferenze. Questa rassegna di conferenze noi abbiamo voluto farla, diciamo, verso maggio e giugno. Però poi le situazioni, diciamo, legate un po' alla pandemia, al numero di persone che avrebbero potuto partecipare, ci ha un po' frenati. E allora a questo punto noi abbiamo deciso che i nostri incontri di archeologia dovevano avere questo filo conduttore, che era appunto gladiatori. E come cominciamo? Col più famoso dei gladiatori, con Spartaco. E lo facciamo con un incontro introdotto dal direttore, ma al quale con grande generosità si è offerto di partecipare lo storico e uno dei più esperti in materia di storia romana, il professor Giovanni Brizzi. Lo ringraziamo per aver deciso di partecipare. E la storia, lui ci racconterà la storia di un uomo, perché la storia è fatta appunto di uomini, e questo era un uomo che ha combattuto per la libertà, e quindi è importante conoscere la sua storia. Continuiamo, adesso vi faccio un po' velocemente l'elenco degli incontri che saranno in questa rassegna. Subito dopo, diciamo giovedì 21, noi abbiamo Storie di gladiatori nella pittura pompeiana e poi ancora a seguire gli anfiteatri della Campania antica. Sono due incontri tenuti da Valeria San Paolo e Stefano De Caro. Sono, come dire, la storia dell'archeologia in Campania loro, e parleranno degli anfiteatri, delle pitture che c'erano, e quindi sono due incontri molto molto interessanti. A seguire noi abbiamo uno speciale dedicato a Dante. Voi sapete che ci sono 700 anni dalla morte di Dante, faremo una mostra, e quindi ci sembrava giusto dedicare uno dei nostri incontri a Divina Archeologia. Ci sarà il professor Gennaro Ferrante, che è uno dei consulenti della mostra che si farà al MAN. Seguirà il 18 novembre un incontro dedicato a Galeno e i gladiatori, le cure di una scienza in cammino. Ci sarà il professor medico Gennaro Rispoli, che oltre a essere, come vi dicevo, un medico, è anche un grande appassionato di storia della medicina antica. E quindi questi gladiatori che nella maggior, diciamo, si ferivano quando riuscivano a sopravvivere. E quindi noi parleremo delle cure che loro avevano subito dopo i combattimenti. A dicembre ci sarà il 2 dicembre la macchina scenica dell'anfiteatro di Ida Gennarelli, che è la responsabile, direttrice dell'anfiteatro campano. Ed è un incontro dedicato alla tecnologia, all'ingegneristica, e abbiamo il piacere di avere insieme alla dottoressa Gennarelli anche Heinz Benst, che è un esperto sempre di ingegneria e meccanica, che sta facendo uno studio particolare su quelle che erano le macchine di risalita tra l'Anfiteatro Campano e il Colosseo, quindi un incontro davvero interessante.
Subito dopo Io sono Spartaco. Questo è un incontro al quale teniamo particolarmente, il direttore ci teneva a fare, come dire, un focus sul cinema. E quindi abbiamo invitato il Valerio Caprara, che oltre a essere un docente di critica cinematografica è anche uno degli esperti più noti come critico cinematografico in Italia. Subito dopo conclude l'anno degli incontri Giovanni Greco, Le Baccanti nel XX secolo. Questo è un incontro sempre molto particolare, perché Giovanni Greco è un attore, un regista, quindi la sua performance è anche un po' teatrale e diciamo molto interessante. A gennaio poi ci sarà il professor Carlo Rescigno, Cuma e le raccolte del Man, anche perché noi un'incursione nel territorio la facciamo sempre, e quindi il professor Rescigno metterà diciamo a confronto quelle che sono le ricerche nell'ambito della zona del territorio cumano relativamente al Man. Poi, come vedete, abbiamo detto che c'erano due giornate speciali. La seconda, che è la giornata della memoria, capita proprio il 27 gennaio. In realtà il 27 gennaio è più legato all'Olocausto, però per noi la memoria è tutto quello che deve essere ricordato. E in questo caso abbiamo deciso con lo scrittore Beltrame di parlare delle quattro giornate napoletane, perché comunque mantenere i ricordi di queste battaglie di giovani e di donne che hanno combattuto ci sembrava un momento importante. Continuiamo con la dottoressa Laura Forte. La dottoressa Laura Forte è un'archeologa, quindi dovrebbe scavare, e lei ha scavato nei depositi del Man per cercare tutto quanto riguardava i gladiatori, e quindi ci parlerà delle sue scoperte all'interno dei depositi. Subito dopo abbiamo un incontro dedicato alla collezione Giovanni Carafa, Duca di Noia. È una collezione ricchissima che però per la gran parte non è esposta. E quindi con Luca Di Franco e Silvio Paglia noi ne sapremo molto di più. A febbraio abbiamo un incontro a doppia voce, ed è un incontro, come dire, curioso, interessante, perché parleremo di santi e di gladiatori. Infatti nell'anfiteatro Flavio di Pozzuoli abbiamo avuto conosciamo che c'è stato un passaggio, insomma un riferimento a San Gennaro, e quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di invitare, e hanno accettato con grande entusiasmo, Fabio Pagano, che è il responsabile della zona Flegrea, e il professor Paolo Iodio, che è il direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro. A marzo dedichiamo questo mese alle donne, e quindi le donne del Mediterraneo di Rossana Valenti, che insomma parlerà delle donne dall'antico al futuro e dei loro rapporti con questa zona, diciamo, del Mar Mediterraneo. E poi Cristiana Barandoni, che la sua ricerca molto, molto importante, questa ricerca che sta seguendo all'interno del Man sui colori delle statue, farà degli approfondimenti proprio sulle statue femminili e sui loro colori. Arriviamo ad aprile, e ad aprile noi ci teniamo perché a fare questo incontro. In realtà già si doveva fare lo scorso anno, l'anno scorso, sapete, erano degli incontri dedicati al collezionismo, non siamo riusciti a farlo, però questo incontro volevamo assolutamente ascoltarlo, e quindi Andrea Milanese ci parlerà delle collezioni del MAM con Ruggero Ferraioli, Alessandro Gioia, Angela Lupino e Serena Venditto. Seguirà